Continuiamo lo studio del Grand Prix Attack con alfile C4 utilizzando un'altra partita di Nigel Short. Questa volta è del 98 contro il grande maestro Hall. Hall ha la fama di essere un buon teorico, quindi è una partita interessante. Quindi è 4C5, cavallo C3, D6. Come dicevo nel video precedente, ogni volta che noi vediamo D6, automaticamente questo è un invito a fare, a mettere l'alfile in C4, perché chiaramente il nero avrà più difficoltà a spingere in D5, cioè dovrà perdere un tempo E6 e D5. Quindi D6 è proprio un invito a giocare alfile C4 invece di alfile B5, che è la linea più alla moda. F4, ora abbiamo installato, diciamo, siamo partiti col nostro duo pedonale. Cavallo C6, sicuramente la casa migliore per il cavallo nero. Cavallo F3, prima i cavalli e poi gli alfieri. G6, come detto sin dal primo video, stiamo vedendo tutti i setup sempre col fianchetto, perché oggettivamente è il migliore. Dato che c'è il pedone C5, non ha senso cercare un destino per l'alfiere caposcuro sulla diagonale F8 A3. Quindi è molto meglio utilizzare la grande diagonale scura. Alfile C4. Come dicevo, ogni volta che vediamo D6, automaticamente alfile C4, proprio non ci sono dubbi su questo. Cioè, se, mentre ecco, con le varianti con E6 può venire un dubbio, cioè, beh, forse è meglio giocare alfile B5, perché una volta che il nero ha giocato E6, effettivamente la spinta in D5 è più facile per lui, no? La può anche fare in un tempo solo, da D7 a D5. Ma viceversa, una volta che ha fatto D6, nessun dubbio, alfiere C4 è la mossa migliore. Almeno secondo me, poi ognuno decide come vuole. Alfiere G7, arrocco. Dove lo mette il cavallo? Abbiamo già detto, ha la scelta in cavallo F6, ma abbiamo visto che, insomma, è logicamente inferiore, perché ottura, limita il movimento del proprio alfiere. Quindi è molto meglio cercare di metterlo in E7. Quindi E6, E6 tra l'altro prepara D5, D3 e cavallo G7. Eccolo qui. Questo è sicuramente il setup migliore. Don E1, il bianco si sta preparando a dare quel matto fantasmagorico che abbiamo, diciamo, visto nel precedente video, che abbiamo immaginato di dare, più che altro. Nella partita precedente abbiamo visto il nero che provava a fare cavallo D4, qui invece vediamo arrocco corto. Poi dopo vedremo il metodo che la teoria propone come migliore, cioè H6, quindi ritardando l'arrocco, ma al momento vediamo l'arrocco. Questo sistema ha una brutta fama. Per esempio Nigel Short, commentando questa partita, dice: andando dritto nei guai. Io ero molto sorpreso nel vedere un teorico altamente rispettato come Hall permettere l'attacco che segue. In realtà, devo essere onesto, non è così, cioè questo giudizio di Nigel Short è eccessivo. In realtà Hall ha sbagliato subito dopo, come vedremo. La linea, adesso guardiamo come è andata la partita, così ci rendiamo conto. F5, ecco qui, il bianco è partito col suo sacrificio di pedone standard, ma sappiamo già che vuole liberare la strada all'alfiere camposcuro per fare don H4, alfiere H6, cavallo G5, cambiare quell'alfiere e dare matto in H7. Adesso Hall ha reagito con D5, una spinta centrale. Bene, in realtà è proprio questo l'errore. G per F5, che analizzeremo nella prossima partita, è sicuramente un netto miglioramento. E per F5 è sicuramente sbagliato. Short lo commenta così: porta un feroce assalto contro il re nero. Plaskett nel suo libro dice: è suicida, cioè, quindi proprio non la
commento nemmeno. D'altra parte il piano è sempre standard, no? Donna H4, alfiere K6, cavallo G5 e così via. Insomma, non è che ci voglia molto a capire qual è il seguito del bianco. Quindi vediamo invece D5. Ripeto, nella prossima vedremo G per F5. Ora D5. Alfiere B3, ovviamente. Ora il nero ha giocato C4. Un'alternativa potrebbe essere D per E4. D per E4, D per E4 e poi G per F5. Comunque facciamo sempre lo stesso attacco. Cioè, donna H4 è standard l'attacco. Cavallo G6, minaccia di cambiare le regine, ovviamente evitiamo di cambiare le regine. Cavallo D4, per cambiare subito il cavallo, questo è una tipica, un tipico meccanismo difensivo del nero, no? Vuole cambiare quel cavallo, ma è troppo tardi. Cavallo G5, H6. E qui possiamo anche semplicemente fare cavallo per F7, riprendiamo poi in G6, insomma il bianco sta decisamente meglio. Quindi dopo alfiere B3 il nero ha risposto con C4. Il bianco ha giocato D per C4, ovviamente forzata. Ora il nero ha principalmente due continuazioni: D4, che è quella giocata in partita e la vedremo, oppure D per E4. Qui bisogna ricordarsi F6. Questa è una mossa importante perché è tipica del Grand Prix Attack, cioè nel senso che quel pedone F4 noi lo spingiamo sempre in F5, lo sacrifichiamo in F5 e se non viene accettato lo sacrifichiamo in F6. Questo è il destino di quel pedone. Per esempio, alfiere per F6, salva l'alfiere, C5, donna C7, donna H4, alfiere D2, ecco qua, e il bianco ha una posizione molto attiva, questo è Racek Valse, 1996, oppure invece di mangiare alfiere per F6 poteva fare E per F3, mangia, una serie di cambi, cavallo D5, C3, questo è Gasanov, sicuro, insomma anche in questa posizione il vantaggio del bianco è netto. Quindi non conviene. Quindi dopo D per C4, D4 è ovvia. F6, non mi dilungo di nuovo su questa mossa. Cioè, spessissimo si sacrifica il pedone, F è destinato al sacrificio. Mangia, E5, attacca l'alfiere, ma soprattutto libera la casa E4 per il cavallo con guadagno di tempo. Qui Hall ha conservato l'alfiere. Beh, è abbastanza comprensibile. Se per esempio mangia, cattura, vede c'è un indebolimento di tutte le case scure dell'arrocco. Per esempio D per C3, donna per C3, mangia, e il bianco ha la coppia degli alfieri in posizione aperta. Quindi torniamo dopo i 5, quindi Hall giustamente ha conservato l'alfiere. Cavallo E4, ecco, la casa E4 cosa gli è servita? A mettere il cavallo, adesso minaccia cavallo F6, allora ha dovuto togliere quel pedone, mangia, alfiere G5. Bene, siamo alla 16ª mossa, Ribka assegna parità. Il commento di Short è: ho un attacco terrificante. Vedete com'è diverso il commento del computer dall'essere umano. L'essere umano si rende conto, il grande maestro, non l'essere umano qualsiasi, il grande maestro, cioè Nigel Short, si rende conto che ha in mano, ha la posizione in mano, in pugno. Vediamo, adesso già minaccia, minaccia cavallo F6 scacco. Minaccia cavallo F6 scacco. C'è la casa F6 molto debole, sarebbe micidiale fare entrare il cavallo lì. Allora Hall ha giocato F5, almeno controlla la casa F6 con la torre. Per esempio, se avesse giocato donna C7, scacco, e deve dare quel cavallo, cioè, insomma, si capisce bene, no? Qual è la minaccia del bianco. Cioè che il bianco minaccia qualcosa tipo donna H4, donna H6, donna G7, scacco matto. Insomma, la debolezza delle case scure è evidentissima. Quindi è ovvio che quindi Hall ha giocato F5, donna H4. Però, vedete, la tipica posizione dell'attacco Grand Prix, questa è una batteria
molto frequente, alfiere e donna H4, che controllano tutte le case scure e deboli attorno all'arrocco del nero, e spesso e volentieri, ecco, c'è l'inchiodatura sul cavallo E7. Osserva di chiudere, questo è un tema molto frequente. Torre F7, Hall ha difeso il cavallo, scacco, adesso lo deve cedere l'alfiere, perché se per esempio si allontana di re, torre A E1, donna A5, questa è la partita Mitkov-Stefansson, e ha perso un pezzo. Cavallo G4, minaccia l'alfiere, è tornato indietro, alfiere per E7, e ha perso un pezzo, il nero ha abbandonato. Quindi insomma è mortale quella disposizione, quella debolezza delle case scure. Quindi ha ceduto l'alfiere, mangia, e io direi che già ci potremmo praticamente fermare qui, nel senso che la debolezza delle case scure, quell'alfiere in F6 fa paura solo a guardarlo. Però Hall è molto forte, si è difeso molto bene, infatti vediamo un pochettino qualche altra mossa. Donna F8, alfiere per D4, minaccia l'alfiere, lo difendo, donna E7, è riuscito, vedete, piano piano è riuscito a cambiare i pezzi, si è un po' risollevato, però è entrato in un finale nettamente inferiore, sia per la coppia degli alfieri, sia per la debolezza delle case scure, sia per la maggioranza di pedoni sul lato di donna, 4 contro 3. Poi vabbè, Short ci ha messo una vita per vincere, perché ha continuato con C5, lui stesso nei suoi commenti ha segnalato: no, il piano migliore sarebbe stato, e vediamo solo il piano migliore, quindi alfiere G5, minaccia la torre, torna indietro, torre AD1 E5, scacco, alfiere 6, torre D7. Ed è evidente che, dice Short, una volta entrato in settima, la situazione, insomma, è evidente che sto nettamente meglio. Vabbè, poi ha vinto lo stesso comunque, però ci ha messo 50 mosse, insomma, ecco, nella posizione finale, vabbè, è inutile starla a vedere. In pratica, quindi, abbiamo visto il setup migliore del nero, cioè quello col fianchetto, però poi, dopo F5, il nero ha risposto con D5. Viceversa, un contrattacco centrale, che a prima vista sembra giusto, no? Attacco sulle ali, contrattacco al centro, una vecchia regola degli scacchi. Però in realtà G per F5 in apparenza sembra strana come mossa, no? Dico, ma come, si indebolisce l'arrocco? Invece è la migliore, la vedremo nella prossima partita, nel prossimo video.